Salve ragazzi, qui è del 38, come va? Che si dice? Allora, prima di tutto siamo quasi avvicinando al weekend. Oggi dovrei avere il computer nuovo, però per sicurezza devo chiamare per essere sicuro. Oggi, se no domani mattina. Però, sì, è passato un bel po' di tempo. Purtroppo sta RAM non vogliono venire, non vogliono venire. Oggi speriamo, mi fanno sapere. Speriamo già oggi, così finalmente ce l'ho e posso sistemare il computer. Allora, o se no se ne parla lunedì. Detto questo, piccole news, piccolissime news. Per prima cosa, oggi faremo la recensione di Scooby-Doo, il film d'animazione 3D che è uscito. Boni, non farò vedere immagini, non farò vedere niente, parlo al mio punto di vista. Niente di eccezionale, sia soggettivo e oggettivo, ovvio, punto. E non vi condivido il link in descrizione, se si dice, per vederlo, perché lo potete trovare o in vendita nei negozi, perché lo fanno, è stato direttamente portato in DVD, o volendo in streaming, che si deve anche pagare, perché ho visto che è disponibile già su Sky, per esempio, per vederlo, perché già è stato programmato in una versione digitale, già è visibile anche in digitale il film, a quello che ho capito, sia su Sky o non mi ricordo dove. Detto questo, o se no, ragazzi, legalmente sul computer, come fanno tutti praticamente, quindi scherzi a parte, dai. Mo, prima di parlare di recensione del film, vi dico una cosa. Ci sono state news forse abbastanza interessanti, dedicate a Mortal Kombat 11. Sì, da un po' che non parlavamo delle news su Mortal Kombat, perché ho aspettato, ragazzi, perché io volevo aspettare delle notizie su cose e interessanti. In questo caso sono stati mostrate alcune cosucce che sono state sempre ripetitive, però stavolta sono state più confermate. Allora, vi ricordate quando io vi dissi che usciva Coming Soon Smoke per Mortal Kombat Mobile? Ecco, mo, giustamente, molti mi avevano detto, ma pure amici miei in generale, non proprio chi mi segue sul canale, mi diceva, ma scusa, ma secondo te è fattibile che dopo aver lavorato per Mortal Kombat Mobile lo Smoke non lo ripropongono nella versione d'oggigiorno, odierna, nel Mortal Kombat 11? Effettivamente, l'avevamo pensato, abbiamo detto forse c'è una grande probabilità. E sta girando voce che nelle immagini dove hanno fatto vedere i slot vuoti del roster, quindi quegli 8 slot, in teoria si stanno un po' man mano forse confermando i personaggi giocabili. In questo caso si parla di Xena, che è forse l'unico personaggio che hanno voluto mettere come extra, però non ho ancora capito se è un fake o meno, però ci sta una grande probabilità, quello che sto capendo, però vabbè. Xena, la mia principessa mistress preferita guerriera. Quando eravamo bambini, Xena, raga, io ero bambino e questa arrivava a calci, cazzotti, e poi era tutta una sottospecie di fetish con la corazza proprio, vabbè, sì, in pelle, copelle, tutto, vabbè, sì, ovvio, ovvio. Allora, detto questo, poi abbiamo Havik, che era sicuro che avrebbe messo, però non sapevo dove. Si parla che si dovrebbe trovare in basso al roster, quindi vicino a Sindel per essere esatti. E poi avevano confermato Takeda e un altro personaggio che era un punto interrogativo con un aspetto estetico abbastanza particolare, che aveva un muso coperto con una maschera sul grigio. Infatti, molti avevano detto pure che poteva essere Smoke. E si parla effettivamente di quelle Smoke, quindi quattro personaggi così sono del Combat Pack 2. Uno direbbe, ah, quindi mi stai dicendo che sì, c'è una buona probabilità che c'è sta che è così. La cosa divertente è che forse il terzo Combat Pack sarà un po' più interessante, perché si parla, attenzione, si parla di Melina, che si troverà sempre vicino a buonanotte, vicino a Shang Tsung. Poi abbiamo Sector Cyrax, solo che ci troviamo pure, essendo che sono due personaggi che devono finalmente essere messi. E la domanda è il quarto, manca il quarto, raga. Che
che è ancora un punto interrogativo, che molti stanno lottando tra Michael Myers, Ash, che Ash si sta riconfermando, quindi c'è una probabilità che mettono in totale 6 personaggi di Mortal Kombat, più 2 che non sono di Mortal Kombat, quindi Xena e Ash. C'è una grande probabilità che faranno una cosa del genere, Xena, Ash, che sono un periodo medievale, in un certo senso, in quell'ambito della cultura di creature demoniache, mostri e dei, cosa che ci può dire che effettivamente il personaggio Ash, che la Warner aveva confermato, era appunto l'armata delle tenebre, quindi con teschi, scheletri, guerrieri medievali, castelli e tutto, e Xena si trova bene o male in quell'ambito, in quel periodo, in quella tematica. C'è può sta, ragazzi, c'è può sta. E va a braccetto come condizione. Poi c'è anche da dire che ci sta Havik, che è un non morto, un essere scheletrico col muso spellato vivo qui. E anche se disgraziati, ho visto su disgraziati che è un'immagine che avevano mostrato. Havik tiene una maschera che gli copre il volto con una cosa dentatura a scheletro. Quindi ci hanno giocato sopra, gli hanno fatto un elmetto tipo Skyrim. E infatti all'inizio non l'avevo capito, fino a quando non ho notato bene una spalliera in particolare e il suo stemma sul petto, che somigliava proprio al suo, e allora ho capito che quello è Havik. Quindi vuol dire che Havik e Xena sono probabilmente, sicuramente al 100% ci saranno nel gioco. Takeda era stato confermato, comunque preso in considerazione, perché è sempre accennato, richiamato più volte nelle conversazioni. Smoke invece mi interessava assolutamente, ma dovrebbe andarci per forza, dovevano mettere per logica, perché dopo aver messo Noob Saibot automaticamente c'è Smoke, ma automaticamente. Cosa anche più interessante, Sector Cyrax, perché ci dovevano già stare già in precedenza, ma va pure bene perché loro tre, perché anche con Smoke vanno a braccetto tutte e tre. E non mi dispiace neanche una sottospecie di DLC, di sottospecie, nel senso che un DLC, ma o neanche un DLC, nel negozio premium, le skin cyborg dei personaggi, come per Smoke, come per Noob Saibot, e magari per qualche altro personaggio, giusto per versione femminile, non sarebbe malvagio, o versione maschile, o magari per, non lo so... Qual altro personaggio versione cyborg si poteva introdurre? Onestamente non lo so come skin non lo so. Però teoricamente abbiamo... Sì, praticamente Smoke... ecco, premium Smoke, Sub-Zero, e magari potevano fare un riferimento a Noob Saibot Cyborg, però... giustamente è un punto interrogativo. Però detto questo, no, anzi neanche Triborg, quindi ci potrebbe stare, no vabbè, quello è un colore di riferimento, potevo fare benissimo un riferimento con Smoke, con colore violaceo, che è il colore suo originale, e sbarra tatan, grigio marroncino, grigio scuro, che rappresenterebbe Triborg. Vabbè, staremo poi a vedere. L'unica cosa che voglio dire è che sicuramente Xena, Ash che si sta ancora discutendo, ma probabilmente ci sa pure, Havik, e poi abbiamo, raga, Melina confermatissima, Sector Cyrax, e infine Smoke Takeda. E Smoke è molto interessante. Beh, non mi lamenterei se sono questi personaggi. Io non dico se sono confermati, eccetera, però... stanno girando poi questi nomi in maniera più specifica, più dire. Poi, se la casa sviluppatrice dice ok, aggiungiamo una nuova colonna di nuovi personaggi, ben venga, perché onestamente non mi dispiacerebbe vedere Reptile, Ermac, perché loro due mancano, raga. Servono. E non mi dispiacerebbe vedere Shinnok e Quan Chi. E sono già 4 bei personaggi, mi mettete magari altri 3 extra, non lo so. Magari Buffy mi mettete, tra virgolette, se volete, Buffy, e poi mi mettete Rain, cosa fighissima, e poi un personaggio femminile extra, che magari Tania, non mi dispiacerebbe affatto, o se no un altro personaggio femminile, Limei, o anzi,
Come abbiamo visto che manca anche quell'altro personaggio femminile che hanno messo nel 10 come cameo, che era Sarina. Quindi onestamente possono mettere personaggi, ma staremo a vedere, staremo a vedere. Bene, tornando a noi, parliamo finalmente, scusate, mi sono concentrato con le news di Mortal Kombat. Parliamo di Scooby-Doo, del film che è uscito in 3D. Allora, io, voi sapete, faccio un giudizio un po' abbastanza diretto. Vi dico pure il mio punto, il mio voto. Il mio voto del film è già un 7. Un 7 però meritato, perché il 7 non è mai un pessimo voto. Il 7 è buono, non è malvagio. E spiego anche il perché. Per prima cosa, il concetto tecnico è fatto benissimo. Non c'è da discutere su questo. In ambito tecnico è fatto bene. Infatti, supera pienamente la sufficienza. Texture, lavorato benissimo. Differenze di materiali, senza problemi, anzi, accuratissimo. Doppiaggio pure italiani originali, motherfucker. Bellissimo, molte citazioni e riferimenti delle creazioni di Hanna e Barbera, perché giustamente io una volta ero bambino, pensavo che era lo stesso tizio o la stessa tizia con un nome e cognome, pensavo che Hanna Barbera era una sua persona, invece sono due separati, di cui maschi, e io pensavo che erano donne. Faccio schifo, lo so, scusate. Scusate. Comunque, tornando a noi, vabbè, era un tempo, ero giovane. E che dicevo? Quindi, in ambito tecnico è fatto benissimo. Quindi, sei a pieno a prescindere. Sei pieno a prescindere. 7, va. Possiamo dire anche quasi un 7. Quasi un 6 e mezzo. Ottieni quel punteggio in più per via dei riferimenti, degli easter egg, delle citazioni e. E diciamo dello stile che è rimasto dello Scooby-Doo originale. Ok, che sono quattro fattori, però questi quattro fattori hanno un puntino proprio minimo nella trama, ok? Perché il problema è la trama del film. In che senso? Non è brutto, è semplice, è neanche banale, è tranquillo, è semplice. Quello è un film da vedere giusto per passare il tempo. Non è un film esageratamente bello, ok? Ci sono delle belle tematiche, vero, però si basa soprattutto sul concetto amicizia, un po' di gelosia, questione di generazione, e se vede, perché ci sta il fatto di Blue Falcon, ci sta il fatto degli iPad tecnologici di ultima generazione, ma noi stiamo parlando di Scooby-Doo degli anni 70, inizi anni 60, raga, cioè già è palesemente sbagliato. Solo per questa cosa è già sbagliato. Ve lo dico per come posso dire, in ambito, diciamo, estetica, hanno fatto questa trollata di mettere cose next gen nel film, che si vede palesemente che vogliono fare un riferimento culturale o psicologico classico. Come ad esempio nei cartoni animati di una volta, le ragazze sono sempre tutte belle, tutte. Infatti, i personaggi femminili non c'è sta manco una robusta, una vecchia, niente. Tutte anche con le mezze età, magre, belle, alte. E i maschi invece. No, è vero, è vero. Buona parte dei personaggi maschili sono tutti robusti, tutti, quasi tutti robusti. Pochi sono o sono magrissimi, fatti male, o sono robusti, o stranamente trovi quello palestrato. Basta, le femmine sono solo una versione, belle e magrine, magre, belle con un po' di davanzale, cultura proprio degli anni 60-70 nei cartoni animati, perché infatti proprio quella è riferito, se sentite il rumore è la lavatrice che ha finito ora di lavare e suona, mo parte, guardate, hai finito? Ha finito. Te posso ammazzare il latte. Allora. Dicevamo, ovvio, che mi trolla la lavatrice, perché sa che io sono qui, quindi suona. Non è che la smette, suona e dice: no, tu devi venire a spegnermi. Ve l'ho detto.
fantastico. Che bello il mio lavoro. Allora, comunque, tornare a noi, scherzi a parte. Quindi il film in un certo senso ci sono un sacco di riferimenti, ci sono pure dei riferimenti dei poster a tradimento dove fanno vedere le ex girls, no? Uno direbbe chi sono coloro che hanno suonato come band, ragazzi, si sono fatte pure conoscere nei cartoni di Scooby-Doo. E vi parlo pure che hanno fatto pure la soundtrack di Scooby-Doo, non l'originale, quella un po' più avanti del 2000. E infatti le nuove avventure di Scooby-Doo loro sono state a fare la canzone, sbarra, oltre che la canzone, sono state pure presenti nei cartoni, sbarra un lungometraggio, molto simpatico. Questa è una bella cosa, di cui disegni originali vintage, cioè vintage nel senso quelli là che avevano proposto in quel periodo. Poi il fatto dei nuovi personaggi nel film, cioè non è solo Scooby-Doo. Questa è stata la cosa del punteggio del 7. Potrei anche dare un 7,5, ma 7 va bene. 7,5 può anche andare bene pure 7,5, ma non arriviamo a 8. 7,5. Queste sono, diciamo, il livello di per me anche, ma credo anche in maniera molto oggettiva, di votazione per il film. Considerate che la cosa più che mi è piaciuta, infatti, è che la trama è stata banale, semplice, molto semplice, tranquilla, non complicata, però proprio perché ha messo tante cose, cioè proprio in questo film hanno messo tanta di quella bella roba ignorante da perlustrare, analizzare, visualizzare, stoppare ogni tanto le scene per esaminare quello che c'è, e c'è sempre un riferimento, un easter egg, c'è sempre quasi una citazione, non sempre, quasi, di cui ci sta pure, madonna ragazzi, ci stava un film, un cartone sempre di Anna Barbera, dove c'era un cane che faceva karate, che non mi ricordo come cacchio si chiamava. C'è una citazione bellissima di un arcade, ok, di un vecchio arcade videogioco, che fa vedere proprio il disegno del cane che fa karate. Ci sono del tipo rimasto, mamma mia che figata, che poi hanno proposto di fare un film in live action, cosa che non ebbe mai successo, nel senso che avevano proposto ma poi è stato tolto il progetto. Peccato, ero molto interessato a vederlo, ma stiamo parlando del periodo del primo film di Scooby-Doo, oltretutto, quindi del 2000, quindi riproporre un film del genere anche in live action secondo me era rischioso, quindi hanno cancellato il progetto. Sì, stranamente l'hanno fatto, volevano farlo, sì, perché adesso come Sonic ad esempio hanno fatto il film, non è che è stato molto preso in considerazione, per questo hanno messo l'attore rieccomi, scusate, mi ha chiamato per urgenza, motivi di lavoro e cose. Vabbè, non fa niente. Allora, stavamo dicendo che comunque il film, anche se ha una trama molto semplice, tranquilla e comunque, diciamo, accettabile per un tipo di tipologia di film, la cosa più bella di Anna Barbera del film, comunque sempre della casa della Warner alla fine, perché comunque molti personaggi di Anna Barbera sono stati praticamente comprati, acquistati dalla Warner, sì, perché dovete sapere che prima erano solo loro, era di Anna Barbera, infatti avevano molto un successo e poi molte cose sono state comprate dalla Warner e da altre case, sappiatelo sta cosa, infatti è una cosa abbastanza interessante. Mi sembra anche qualche personaggio loro è andato a finire nelle mani, mi sembra, nelle mani dello sviluppatore o sviluppatrice, mi sembra di Tom e Jerry, ma non mi ricordo bene quale personaggio. Boh, pazienza. No, però la maggior parte della Warner, comunque. La maggior parte era tutti la Warner. Allora, che succede? Torneranno. Mo c'è un fatto. Al di là della trama, tranquillo, però ci sono stati dei bei riferimenti, degli easter egg, come ad esempio anche riferimenti o più che altro nuovi personaggi interessanti creati dalla stessa casa di una volta, quindi comprati sicuramente dalla Warner. In questo caso c'è stato Blue Falcon, che è bellissimo, è stata una bella idea, perché è un personaggio che io vidi per la prima volta, Blue Falcon, questo lo dico anche per cultura, in Dexter, raga, in Dexter, il laboratorio di Dexter, che io non sapevo che era degli stessi creatori di Anna Barbera. Sì,
sono stati loro a crearli, sono io che non lo sapevo neanche. Quindi immaginate differenze di cartone e cose, che è uno dei cartoni un po' più recenti praticamente. E la cosa più figa, che io non sapevo che era, Blue Falcon. Blue Falcon io lo vidi la prima volta lì. Poi ho scoperto che ha fatto un crossover, giustamente, con stesso questo personaggio, con Scooby-Doo, ignorando che era sempre lo stesso personaggio, è sempre stato creato da Hanna-Barbera. E poi Scooby-Doo, quando è stato acquistato, no, subito dopo, quando subito prima che venne acquistata la Warner, fece anche uno spin-off, un crossover con Batman. Batman e Robin, classico, proprio stile classico proprio. Mamma mia, con quel cartone degli anni 60, mamma mia, era qualcosa di spettacolare, io li vidi tutti. Era qualcosa di molto interessante, perché i crossover erano visti separatamente dalla serie, da show Scooby-Doo. Lo show di Scooby-Doo, cioè era visto quello separatamente, qualcosa di epico al mio punto di vista. Comunque Blue Falcon nel film, ad esempio, non è il vero Blue Falcon, infatti lo dicono e qualcosa ci sono rimasto malizio, perché parlano che lui è il figlio. Ecco che parla di Next Gen, Next Nuova Generazione, ed è fantastico il fatto che fanno capire come la nuova generazione è diversa dalla vecchia. Questa è anche una cosa bella. Blue Falcon è aggiornato graficamente anche come personaggio, perché giustamente per non rovinare l'originale, che era un suo costume tutto suo, hanno fatto capire che quello è il figlio, che è stato aggiornato di texture, tessuto e cose, tranne il cane robotico, che è inquietante il suo collo allungabile, cioè, perché giustamente nel cartone animato il collo non era allungabile, si staccava completamente, c'era un cavetto che collegava dal collo alla testa, come le mani e le braccia, cioè zampe posteriori e anteriori e coda, e poi c'era la testa, e poi volava, che non si capiva come volava. Qui invece fanno capire perché vola, come diventa allungabile, cioè spiega molte cose interessanti, quindi in maniera molto dettagliata e accurata ti fa capire benissimo la situazione del personaggio. Quindi molto accurata, si spiega pure come si sono conosciuti Scooby-Doo e Shaggy, ecco perché Shaggy riesce a comunicare con Scooby-Doo, perché praticamente è un po' triste, cioè sono forever alone quel ragazzo. E infatti lo dissero, e la cosa bella è che non hanno mai raccontato sta cosa mai nei cartoni, perché giustamente non hanno mai dato la conferma delle origini di Scooby-Doo. Eravamo noi fan a ipotizzare del come mai Shaggy capiva Scooby-Doo e gli altri no, perché infatti è vero, nei cartoni originali Scooby-Doo parlava e solo Shaggy lo comprendeva, ma nessun altro personaggio della squadra, del team, lo capiva. Molti avevano ipotizzato che era una questione di Shaggy che lo comprendeva, perché lo immaginava, lo capiva, perché aveva ormai un'affinità esagerata, come Ash con Pikachu, no? Però più che altro era una questione più di depressione. Ed è vero, solitudine, forever alone, sto poveraccio. In questo film hanno confermato le sue origini. Questa cosa è stata geniale, a mio avviso geniale. Hanno fatto pure bene. Spiegherebbe come tutto questo rapporto d'amicizia e cose varie. Figo, infatti mi è piaciuto. Strano che poi iniziano tutti a capire Scooby-Doo che parla, però vabbè. È un cartone d'animazione. Infatti la cosa più divertente è che poi nel film del 2002, sì, proprio il primo film, Scooby-Doo parlava e c'era chi lo ascoltava e chi meno, tranne Shaggy lo capiva subito. Quindi più o meno hanno mantenuto quella originalità. Mi piace. Poi mi è piaciuto il fatto di Dick Dastardly. Raga, Dick Dastardly, bellissimo quando l'ho visto. A parte che è un miscuglio di personaggi tra il cattivo di Tarzan, quello là, il cacciatore, ha lo stesso muso, volto e naso, e ha una piccola caratteristica di Capitano Uncino dei Patti. Allora, attenzione. Dick Dastardly era molto strano come personaggio, ma esteticamente gli somigliava moltissimo al Capitano Uncino, questo c'è da non negarlo. Però l'hanno fatto nel film molto un miscuglio tra Capitano Uncino, Huck, e giustamente il cattivo di Tarzan, quello là, il cacciatore, che non mi ricordo il nome. Si somigliano tantissimo, miscuglio e nasce proprio, cioè mischiano questi due personaggi,
nasce Dick Dastardly del film di Scooby-Doo in 3D. Però è bello perché è reso cattivo come si deve. Poi fa tutte le sue battute, citazioni classiche. Accidenti, doppi accidenti, triplo accidenti, quattruplo accidenti. Cioè, proprio quelle cose di nervosismo cazzato. Cioè, poi è un pazzo. Ma però si parla di una tematica molto interessante sugli animali, soprattutto sui cani. Vabbè, ovviamente il protagonista principale è un cane. Però più che altro mi è piaciuto che si è concentrato specificamente sul rapporto tra umano e animale, umano e cane. Questa è stata una bella cosa. La tematica del migliore amico dell'uomo è sempre il cane. E viceversa, perché deve starci il contrario, cioè del tipo che anche la persona stessa si deve sacrificare per il suo migliore amico e non il cane, non solo il cagnolino. E questa cosa mi è piaciuta moltissimo, perché le tematiche ci sono state, però. E le hanno messe così bene nella trama che ci sta, ecco che ho detto, la trama è semplice, si basa sull'amicizia, ma sotto sotto, collegati a tutti questi fattori, la trama è abbastanza simpatica, accettabile, insomma, la analizzi e lo verifichi. Poi bellissime le citazioni di Dick Dastardly, che ormai è cresciuto, perché si vede è cresciuto, però ha tutti i poster degli anni, cioè fa vedere proprio gli anni 60, anni 70, di poster classici dove lui era un pilota, dove lui aveva l'equipaggiamento classico di una volta, cioè bellissimo, aveva di tutti i riferimenti suoi storici, pure quello là di Ricky Race, cioè fantastico, veramente molto bello. Poi accuratissimo, fatto bene anche con la pelliccia, esteticamente, come si chiama, Matli, fatto benissimo. No, devo essere sincero, sono stati geniali. Se sentite un'altra volta il rumore, perché ho messo la centrifuga, è durato 14 minuti e già sta suonando. Inizi che 14 minuti, sono passati. Va bene, già finito, appunto. Va bene, poi che cosa abbiamo? Quindi, onestamente mi è piaciuto per queste cose. Poi, vabbè, ci sono state un po' di parodie. Ah, poi c'è stato Capitan Caveman. Madonna, Caveman. Allora, uno direbbe chi cacchio è. È un tizio che la sua prima apparizione in realtà è stata in una puntata dei Flintstones. Ve lo dico subito perché io da piccolo vedevo. Flintstones vedevo, e ci stava un cartone particolare che era richiamato Scooby-Doo, dove ci stava. Cittolina e Bam Bam, Bang Bang, Madonna che nomi, che sono cresciuti, sono diventati, come posso dire, sono diventati, non maggiorenni, non erano maggiorenni, erano teenager, giovani, sedicenni forse, 14 anni, che hanno fatto la stessa cosa come con Scooby-Doo. Vanno a esplorare, a scoprire i misteri. Indovinate chi c'era a fianco a loro? Capitan Caven. Attenzione, non si chiamava Capitan Caven ancora, perché è stato aggiunto dopo. Dopo lui si fa chiamare in quel modo, più avanti. Era un tipo che usava la clava e menava tutti, era qualcosa di fenomenale. E la cosa giustamente plausibile che ci sono state citazioni come con la famiglia Adams, c'è stato un riferimento con la famiglia Adams bellissimo in una puntata. E detto questo, ecco la cosa più comica, è che poi dopo che non era un grande successo quella saga, perché l'hanno fermato fino a un certo punto, hanno fatto una genialata. Hanno preso quel personaggio che faceva ridere e l'hanno messo nel mondo reale. Odierno, moderno, e indovinate un po', gliel'hanno messo infatti Captain Cave e le non Pussycats, che erano le, non mi ricordo quelle altre, comunque una band comunque, e mo non ce l'ho in testa veramente, raga, non ho in testa il nome completo. E guarda caso iniziava la puntata con la sigla di Capitan Cave, una cosa del genere, praticamente è bellissimo. Che dicevano che questo era un uomo cavernicolo che è stato sciolto, si è liberato dai ghiacci, sta nel mondo moderno e aiuta con i misteri. Quindi, praticamente, per continuare la lore di questo capitano, indovinate dove si trova? Io l'ho riconosciuto subito quando lo vidi nel film. Quando lo vidi, ho detto: ok, è lui. Punto. Non poteva non essere lui. E infatti,
lui si arrabbia sempre quando lo chiamano nano, piccolo, basso. Infatti quel tizio è neanche 1,40 m, è praticamente 1,30 m, 25, ok, quindi molto basso, molto basso. E infatti molti dicono subito: ah, guarda sto piccino. Io immagino un italiano che dice: guarda sto picciotto, cioè piccola chi, cioè quello proprio è fantastico. E, ripeto, è stata una genialata. Io la vedo così. Quindi il film non è che capolavoro, però in ambito tecnico è fatto benissimo. Ci sono un sacco di riferimenti, citazioni, ci sono anche personaggi diciamo di quel mondo che avevano creato Anna e Barbera, Barbera, come si pronuncia quel nome? Ed è fantastico, veramente mi è piaciuto tantissimo. Quindi mettendo Blue Falcon, ecco, Capitan, Kevin, Cavin Man, cioè un miscuglio tra caverna e uomo. Poi c'è, vabbè, Scooby-Doo, poi avevamo detto, quindi tre già sono tre mondi. Non ci dimentichiamo Dick Dastardly, e siamo Dick Dastardly, e siamo a quattro mondi paralleli. E raga, bello, cioè non c'è nulla da dire. Più una bella citazione proprio da Lost World, il mondo perduto, che si trova sotto la crosta terrestre. Quindi è stata anche geniale quello, una citazione dei. Diciamo di come se, che cosa immaginavo che c'era sotto il pianeta Terra, cioè non la lava, ma si pensava che i dinosauri si trovavano lì dentro. Sono stati veramente molto accurati su tante cose, su tante cose. Poi ci sono molto sarcasmo e molta ironia in stile classico, infatti mi garba. Non sono stupide, sono fatte poi apposta in un modo accurate e studiate le battute, la comicità, insomma, non è da stupidi, è fatta con molta allegoria, con molto sarcasmo. Poi fanno troppi paragoni dello stile degli anni 70 e 80, quindi proprio la cultura di quei tempi, non cultura pop, raga, non togliete di mezzo questa parola cultura pop, perché ogni volta che sento cultura pop sbagliate. Il pop, la cultura pop è dei fine anni 60, inizi anni 70, poi da lì finisce perché c'è tutta un'altra cultura. E questo vi parlo in ambito americano. Lo so che in Italia, giustamente già negli anni 70, 80 e 90, la cultura pop è rimasta lì, in Italia, ma perché c'era tutto dopo, per carità, è vero, però stiamo buoni. Non vi confondete, non dite mai a un americano: ah, la cultura pop è degli anni 80, temerano. No, non è vero, però per dire, non stiamo buoni. Scherzi a parte, tornando a noi. Quindi questo è il film, un 7,5 gli darei anche volentieri, ma non gli posso dare di più perché non ti piglia moltissimo. Ti fa felice per molti riferimenti, citazioni e cose varie, però ha sgarrato sulla questione della next gen, sul fatto del cellulare. Perché volevano mettere le musiche nel film, quindi per trovare una scusa che dovevano partire le musiche, hanno trovato il modo del cellulare. E la cosa più divertente è che il nostro personaggio, il protagonista, Shaggy, proprio all'inizio del film, quindi non è uno spoiler, gira con l'iPhone, con il cellulare nuovo, con le cuffie, e poi ti passa a fianco, di lato, un tizio con la radio di una volta e fa così: yo, motherfucker, yeah, motherfucker, oh! Cioè, ti passa praticamente uno che è di quella cultura, e poi arriva lui con il cellulare così. Ragazzi, c'è qualche problema. Shaggy, sei tornato al futuro? Che è Ritorno al futuro? È una citazione, ritorno dal futuro? O ritorno al passato? Che cosa? Per favore. Però ci poteva anche stare in un certo senso. Vabbè, dai. È un film allegorico, è un film molto ironico e sarcastico su tutti i fronti. E sono geniale. Peccato, secondo me, poteva andare benissimo nelle sale cinematografiche. Peccato che l'hanno tolto. Però l'avrei goduto di più vederlo al cinema, perché in ambito tecnico è fatto talmente bene che se lo meritava, se lo meritava, se lo meritava. Peccato, solo DVD, pazienza. Bene, vi ho raccontato praticamente la mia critica a tema del film, perché così io faccio le recensioni, e ribadisco, se lo volete vedere, chi è fan di Scooby-Doo, lo può guardare tranquillamente.
È bello, cioè non siamo ai livelli di Scooby-Doo, aspetta che era Scooby-Doo 3, Scooby-Doo 4, Madonna, quelle merde. Già l'1 è andato bene, molti lamentarsi sulla grafica, però raga, ricordate che dal 2000, sbarra 2004, la grafica faceva cagare a prescindere se non avevi di base qualcosa di fisico realistico. E purtroppo a quei tempi molti case sviluppatrici, come anche la Warner, imbecille, senza offesa, ha avuto fare direttamente il digitale, come ha fatto George Lucas nel film di Star Wars Episodio 2, dove i cloni li hanno fatti direttamente in digitale, ignorando praticamente la fisionomia e tutto, e l'hanno fatta in agarica. Infatti è invecchiato malino, quei modelli sono invecchiati malino rispetto all'episodio 3, che è del 2005, sono fatti molto rielaborati e riaccurati. Uno direbbe, ma la grafica a quei tempi? No, 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 è proprio se vede. Se vede. Punto. Adesso tu lo rinoti ancora di più e ci rimani male. Perché a quei tempi, pensate che la grafica era uno spettacolo, ci hanno approfittato. Ignorando che dopo in realtà ci vuole ancora delle materie fisiche, materiali, nelle scene. Se no, viene una chiavica. Basta vedere Fantastici 4, l'ultimo film che avevano proposto. Cioè, io accetterei 1000 volte quel Fantastici 4 del 2004, che è una figata. Con la cosa fatto con materiale addosso, pietra su pietra, attaccato al corpo. Lo so che dà irritazione, per carità. Infatti dovevano toglierlo e rimetterglielo, toglierlo e rimettere. E avevo tante versioni differenti di quel costume. Però lo accettavo molto di più che la versione tutta in digitale e vedevi una bestia così che vedevi tutta pietra e dicevi che cazzo sei tu? Cioè non aveva proprio niente della cosa, in senso della parola. Mi dispiace dire, non era la cosa che noi conosciamo. E non vi parlo della cosa la mosca. O quel mostro dei film horror di tanto tempo fa. Vabbè, detto questo. Niente, questa è la recensione di Scooby-Doo. Vi ho fatto pure una spiegazione del... come si chiama? Delle news di Mortal Kombat 11. Ho dovuto interrompere la registrazione perché mi hanno chiamato. Il video è durato pure più del previsto. Figuratevi. Vabbè, dovevo dirlo. Bene, dovevo parlare di sta cosa, sono pure contento. Quindi il 38 al prossimo video, vlog, o quello che sarà. Perché tanto oggi si caricheranno i video di Star Wars Battlefront 2 e ne sono 4. Qui del 38 passo e chiudo. Ah, parentesi, finalmente ho messo gli orari, finalmente ho messo a che ora si vengono pubblicati, quindi gli orari sarebbero 9 e mezza, un altro mi sembra che è alle 10 e mezza, 11, li ho variati a questi termini. Infatti ora devo controllare a che punto sta i caricamenti per stare tranquillo, se no devo spostare l'orario. Bene raga, qui del 38 passo e chiudo. Bella raga.